Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Prima di farvi vedere appunto il video, prima dell'introduzione del video stesso, voglio dirvi due piccole paroline. Il gioco, ragazzi, è un po' un gioco particolare dove momenti di silenzio sono praticamente obbligati, perché è un gioco dove serve molta concentrazione per poter arrivare anche a una vittoria o un bel risultato. Vi invito a guardare tutto il video perché il gioco è veramente una figata pazzesca e molti rumori che sentirete, fastidiosi, forse semplicemente strani, sono rumori di gioco e ho dovuto lasciarli perché sono fondamentali nel gioco, per l'appunto. Quindi 2000 like, prossimo video di The Culling in compagnia di qualcuno o in single player. Adesso vi lascio al video, buona visione. Ciao a tutti nini, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua assieme a Masarone. Ciao ragazzi, sono Masarone e oggi siamo carichissimi. Siamo qua perché su... siamo carichi? Perché siamo su un videogioco. Prima dimmi perché siamo carichi. Perché è il tuo compleanno, auguri. Yes! Masarone è finalmente maggiorenne in America adesso. Oggi che stiamo registrando il video. Comunque, volevo avvisarvi che questo è un videogioco che avete già visto sui canali di alcuni big come Step e come Vegas. Io ci gioco da un po', infatti come vi farò vedere ho tanti già airdrop e cose sbloccate. Però fino adesso avevo un problema a Shadowplay e adesso l'ho risolto e quindi sto registrando. È un gioco di sopravvivenza, quindi ve lo spiegheremo io e Masarone durante il gameplay. Per farvela breve sto usando l'airdrop con la katana del ninja samurai e questi tre bonus. Mi muovo senza far rumore, ho uno zainetto in più e i dropper mi arrivano subito. Vi spiegheremo poi come funziona. Questo è il mio mino super figo. Guardate com'è figo. Figo 1 e fiero 2. Ah no, mi sono scordato una cosa importante. Aspetta. Ora sono al completo. Eccoci qua nella nostra gabbietta e adesso inizierà la nostra avventura. Masarone è, come vedete lassù in cima, a 400 metri da me. Cerchiamo di avvicinarci il più possibile, ma io solitamente se trovo un edificio da svaligiare lo svaligio. Però in questo caso c'è poco e nulla da svaligiare, c'è una piccola grotta. Attenzione, eccolo, un loot crate. Diciamo loot crate, si chiama item crate, ovvero una cassa con un coltello semplice. E le casse verdi sono quelle gratis, quindi nel caso volessi usare anche voi vi faccio una piccola infarinatura di base. Sono le casse gratis. Poi c'è quelle rosse. Lo sbuce quando fa le spiegazioni. Poi c'è quelle rosse che sono quelle che si fanno esplodere. Infatti deve farle esplodere e allora si aprono. E di solito contengono cose molto buone. Entra da quella parte, Masa. Ok. E quelle blu che sono quelle a pagamento. Però al momento per me sono quelle, cioè costano un po' troppo per quel che danno. Non so se c'è qualcuno vicino intanto. No, c'è uno che sta avvicinando da casa ma con calma. Adesso Masa andiamo verso laggiù che ce n'è uno fermo che è tipo FH. Dove? Qua a destra. Okay. Cioè o è fermo e sta camperando o è FH. Che fate, non so dove è. Questo è molto figo. Attenzione, ok. Sì, 63 in giù. Cosa? Si è spostato. Ci ha trollato. È sceso dall'altra parte della montagna. Allora, qua a destra Masa c'è in teoria i laboratori. Potremmo mandare a fanculo lui e andare nei laboratori. Vedere se sono aperti. Va, che può esserci. Questo utile. È un edificio, ragazzi, molto importante. Ehi, ancora chiusi. Bene, bene. Questa zona è molto molto importante. Perché ci sono un sacco di casse, più c'è una casa a due piani. E le case a due piani in questo gioco, ragazzi, sono fondamentali. Vabbè, comunque, ragazzi, adesso vi faccio una cosa molto 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 figa. Adesso io andrò a shardare le mie droghe. E anche il piede di... anche il coltello, scusate. No! Scusate. Il coltello che è praticamente inutile, perché adesso andrò a prendere una lama molto più forte. E andrò a shardare anche le mie droghe. Adesso avete visto, ragazzi, andiamo a Masa, andiamo a prendere tipo il drop, l'airdrop, che è qua a destra, ok. Andiamo a prendere, ragazzi, l'airdrop. E comunque una cosa importantissima è che al momento l'airdrop è forte. Però il punto è questo, che tendenzialmente attira molti nemici l'airdrop, perché appunto è un aeroplanino che vola sopra tutta la mappa e poi arriva da te. Ergo rischiate anche di essere uccisi. Però io per fortuna aspetta, fa parlare anche me. Comunque, e soprattutto considerate che può essere abbattuto sia dalle frecce che dai colpi di fucile, per cui ve lo possono anche rubare. Quindi, in pratica, tirarlo a volte è un rischio, solamente io avendolo istantaneo non ho questo rischio, che mi arriva istantaneamente addosso e non c'è il problema proprio. Queste, ragazzi, sono bombe velenose, come la cosa che ha in mano Masarone, ovvero la cerbottana, fanno vomitare gli avversari, che è una cosa fortissima, perché li stunni praticamente, quindi gli backstabbi, ovvero li colpisci da dietro e ciao. Ok. Ogni tanto nella mappa arriveranno anche questi messaggi, ovvero random airdrop incoming. Ovvero che, allora, in pratica questi random airdrop, ragazzi, sono degli airdrop che vengono rilasciati. Questa la prende. Vabbè. Io ce l'ho già l'armor.
ce l'ho disp- ah, ok. In pratica questi airdrop sono casuali e vengono rilasciati a caso nella mappa. In pratica di chi sono? Di chi riesce a colpirli con qualcosa e farli cadere, o di chi a chi cadono vicini, in pratica. Quindi possono essere un'arma a doppio taglio, che magari tu stai lì attento a tirarli giù e vieni colpito dagli altri e ti vedono. O semplicemente magari hai culo e hai degli airdrop in più gratis, il che è molto utile. Ma vicino a te tiro la bomba fumogena, tiro. Ok, tu pronto con la cerbottana? Sì, sì, sono già pronto io. E ti colpisce, finita. Ok, l'ho colpito, l'ho colpito. Attenzione. Oh, mi sto parando. Oh, l'ha colpito? No. Se l'ha colpito. Come no? E lagga un po'. Ok. Oh, Masarone, se li colpisce a me, ma è finita davvero, eh? Ok, no, no, l'ho cercato. L'hai preso? Sì, sì. Ok. Ok, Masa. Ok, oh, oh, aiuto. Devo fare a pugni qua. L'ho colpito. Aia. Madonna quanto lagga. Ok. Ok, Masa, questo è di ferro, cos'è? Oh. Io sto finendo la cosa. Ma l'altro è morto. L'altro sono andato a curare. Ora sono andato a curare pure l'altro. Ok, Masa, alle spalle. Parati, Masa, girati e parati. Girati e parati. Mi sto già parando, però lagga. Vabbè. Dai, dai. Ma lagga solo a te, Masa. Ok. Vai Sbu, vai Sbu, credo in te. Oh, cosa fai? Ero morto, ma provo a fargli esplodere a caso. Tanto sono due, come fa a giocare a due contro uno? Io e Masone, ragazzi, come avete visto, abbiamo, diciamo, ceduto alle tentazioni della vita moderna e siamo morti. Ma se non è morto perché laggava, e di conseguenza 2 contro 1 è impossibile. Cioè, no, è possibile, ma è difficile. Più che altro uno va dietro, uno va davanti, te lo tirano nel culo. Però io trovo questi capelli molto, molto. Ecco, rifiutavo per sbaglio. Molto, molto fighi, tipo a gallo. E quindi io ora sono molto in pompa magna e vinceremo per forza. Sì, ok, Masa, andiamo a comandare. Okay. Andiamo a comandare, Masa. Dove sono io? Sono al benzinaio. Arriva. Viene il benzinaio, Masa. Che si sciamola la benzina. Non ho ancora trovato assolutamente niente. Ok, eccolo lì, il tirapugni che non fa male a nessuno. In caso entrasse qui, do un destro sinistro. Lo metto a dormire. Che manco Rocky Balboa ai tempi d'oro. Qui c'è una cosa, ragazzi, che non tutti riescono a prendere. Però io ci riesco abbastanza easy. Allora, salite qui. Dove saltare sul cornicione. Sì, non ci escono in molti. Non ci escono in molti. Prendiamo il funk barrel, che dovrebbe essere 15/20 funk. E siamo già a buon punto, ragazzi. Il merit, ragazzi, è fortissimo perché di base ti ridà tutta la vita. Qui è tipo una cosa overpowered. Ma noi la vendiamo e prendiamo subito l'accettina perché vogliamo essere cattivi e non coccolosi early game. Allora, siete pronti, ragazzi? Andiamo a prendere la nostra spada samurai, vai. Ok, prendiamo tutto rapidamente. Ok, abbiamo preso tutto. Questa, ragazzi, è una trappola, nel caso non lo sapeste. Questa è una spada e queste sono le bombolette di prima. Aggiunge anche la casa laggiù, volendo. Possiamo andare verso quella casa là, in teoria. Andiamo a fare un esplosivo a cazzo duro. Vai. Basta non mettere addosso. Succede sempre. Ok, guardiamoci un po' intorno. Quello è il centro, ragazzi. Il famoso centro della terra. Senti, a me serve un'arma. Perché io ho solo delle esplosive e poi c'ho i pugni. Sono tre casse. Esatto. Ci sono le tre casse del centro. Queste qui in Masa sono le casse delle due esplosive, una no. Potremmo tentare la fortuna e rimanere nel mezzo. La tento io. In 2 minuti, sono tanti 2 minuti a far passare. Ma eccoli, li vedi? Li vedi laggiù? No. Guardali. Sono laggiù. Qui facciamo una cosa allora. Qui metto qua delle caltrops, tanto loro non guarderanno mai. Peraltro la cassa esplosiva non farà molto da altra gente lì nelle fogne. Ma non è tutto intorno come delle locuste, Masa. Oh, eccole, Masa. Prendile. Vale. Prendi quella lì. Sperando non sia esplosivo. Oh, che culo. In realtà non so se sono due esplosive, una no, o viceversa. Io proverei a prendere un'altra a questo punto. Possibile. No, sono esplosive, due esplosive, una no. Sei sicuro? Sì. Quindi dobbiamo sperare, magari qualcuno adesso vada e dica: io le apro tutte e due, pum pum, e saltano in aria. Io c'ho il medikit, c'ho delle bende e c'ho soprattutto l'orange juice. Hai trovato il package del drogato. Eccolo là. Ok, adesso io ho 55, quasi quasi provo ad aprire una chest blu e trovare un'arma melee. Che è qua dentro, la chest blu, se la vuoi. Sì, ma c'è, vabbè, dai. Questa è un'arma veloce, non è niente di che, ma non è nemmeno schifosa, perché poi più che altro è tier 3, quindi fa un botto di danno.
Quindi vuoi, allora, vuoi te il medikit e io mi tengo l'Orange Juice? O vuoi tu l'Orange Juice, cosa resisti di più nel caso? Dai, vieni qua, lo lascio qui. Questo ragazzi, l'Orange Juice in pratica è il buff più forte che c'è. Te lo pianti e hai tutti i buff. Ok, come vedete ragazzi, più ci si avvicina al centro più la gente inizia a impazzire ed a uccidersi. Male, tantissimo. Io adesso sì, troviamo magari una casetta da prendere del funk e aprire altre ceste blu magari. Ma una cosa da non fare ragazzi che sto facendo in continuazione è saltellare mentre corri. C'è la casa qui, proviamo ad entrare qui. Perché perdi tipo 7 energie ogni volta che salti, quindi fai veloce a perdere. La madonna, esplosioni a caso. Oh, masa, vieni. Masa, c'è un crate che sta atterrando, vieni. Ok, li vedi, sono là sotto. No, non li vedo perché sono ancora dentro la casa. Questo era un Juice. Li ho avvelenati, Masa. Uno è qua nel mezzo, uno. Allontanati. No, Masa. Me ne ha colpito uno. Che un po' la vita, Masa. Masa, va di merda. Oh no, allontanati, mate. Non morire, vai via. No, Masa. No. Vai via. Ho una vita. Vai via. Ho una vita. Masa, ce l'ho dietro, vero? Oh, no, ce l'ho io. Li sto tenendo io. Sono morto. Curati. Sto recuperando del funk. Sto recuperando. Ok, guardali, continua a guardarli. Sono uscito dall'altra parte, ok. Uno solo però qua c'è. Ah no, sono due. E lasciali andare allora, piuttosto. Ah, sono lì. Sì, ma no, ovvio lascio andare. Però volevo vedere se c'era magari tipo qualche bombola di gas nervino da far esplodere. Dobbiamo buttare giù quel crate. Davanti a me. Ok ragazzi. No, cioè non davanti a me ma. Ok, Masa, l'ho lanciato io, l'ho preso io. Masa, vieni a difendermi. Attenzione, questo dovrebbe essere importante. La svolta. Body armor, e questo già è importante. Poi prenditi il medikit. Un medikit. Ok. È una. Questo da lanciare, ok. Quanti siamo rimasti, Masa? Siamo rimasti in 5, di cui uno è da solo. Quindi due team, io e Masa. E poi un'altra due persone. Oh, apriamo la chest blu che io ho 65. La nube comunque è molto vicina, Masa. Molto vicina, quindi corri veloce a fare quello che devi fare. Adesso ragazzi, vedete? Adesso c'è poco da fare, perché adesso le nuvole del gas sono tutte intorno alla mappa. Ok, sono qua. Eccoli. Arrivano. Ehi, l'arco. Ehi, la... Cazzo duro? Hai preso la stamina boost? Ah, m'ha cercato. Ok, l'ho preso. Ok. Arrivo. Ancora lo stamina boost. Intanto c'è quello da solo che sta banchettando sulle nostre anime. Ma sei intorno a me, vero? Sì. No, cazzo. No. Di me non si sta avvicinando troppo, ti prego. Muoviti. Per quanto mi posso curare. Vabbè ragazzi, abbiamo guadagnato un po' di vita. Ok, mi sto curando. Sono a 72 vite io. Da qui come... Oh, c'è... Attenzione. Questi sono contro loro. Oh, quello dietro. Ah, quello dietro però, dai. Ok, l'ha colpito. Vai Masa. Vai Masa. Facciamo così, io premo la Q e cerco di buttarteli. Ok, allora sono scesi, Masa, occhio. Sono anch'io con lui. Oh, ma qui c'è. L'ho ucciso. No, Masa. Colpiamolo. Masa. Dietro, Masa, colpiscilo. Ok, sì. Ho vinto. Abbiamo vinto, Masa. Quando? Ora? Nell'ultima fase. Ok, grado A, 400 danni, ragazzi. Sono tanti 400. Se calcolate 100 è il massimo. C'è tutto sto casino. E ho trovato un capello che avevo già. Comunque, niente, questa è la fine del video. Spero il video vi sia piaciuto. Il gioco pure. Vi invito anche a carpirlo bene il gioco. Non è un gioco dove si può spammare, ridere, scherzare. Cioè, si può anche fare parti divertenti, come accade. Ma comunque sia un gioco dove la concentrazione serve e dove non c'è spazio per parole a caso. Il gioco ovviamente ancora è in accesso anticipato. Il gioco realmente doveva uscire tipo a fine aprile / estate / 2017. Quindi ancora c'è molte cose da implementare. Ma ho deciso di dare questo piccolo appetitize alla gente che vuole giocarci. Io ringrazio Masarone per avermi fatto vincere questa partita. Passare al suo comunque in descrizione. Siamo stati forti assieme. Grazie a te, buon compleanno. Vi invito a lasciare anche tanti mi piace, commenti e condivisioni faranno sì che porterò questo gioco più spesso. Noi ci vediamo appunto al prossimo video. Per questo video da Sbush e Maserone è tutto. Ciao Nini!